voglio ricordare innanzitutto a me stesso, ma a tutti noi, che mai in 60 anni quest'Aula ha concesso una simile misura. Mai in 60 anni quest'Aula ha deliberato di privarsi del proprio plenum. Allora, colleghi, ai sensi dell'articolo 113,2 procedo a verificare se la predetta richiesta di voto a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori mediante procedimento elettronico. Vediamo se c'è l'appoggio sulla richiesta di voto segreto. Prego. Va bene? È appoggiata la richiesta di voto elettronico. Allora, colleghi, indico quindi la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio. Bene, votazione chiusa. Il Senato non approva. Presenti 295, votanti 294, maggioranza 148, favorevoli 109, contrari 169, astenuti 16, il Senato non approva. Colleghi. Chiuso. L'argomento è chiuso, passiamo al successivo argomento posto all'ordine del giorno. Discussione del no, un attimo colleghi, abbiamo un altro provvedimento. Scusate colleghi, colleghi. Colleghi, non abbiamo concluso. Colleghi. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a eseguire perquisizione locale ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 140/2003 avanzata dalla Procura della Repubblica del Presso del Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De Gregorio nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti. La relazione della Giunta è stata stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale nei confronti del senatore De Gregorio, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione. Domando al relatore, senatore Sanna, se intende intervenire. Mi rifaccio integralmente alla relazione e chiedo al Senato di autorizzare la perquisizione dei due container di cui si parla nella relazione. Non essendoci per stessa missione del senatore De Gregorio una perfetta riferibilità al suo domicilio, ma ciò nonostante abbiamo ritenuto che fosse, posta la richiesta della magistratura, un atto da autorizzare. Grazie. Il consigliere generale è scritto a parlare il senatore Rigotti. Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, questa decisione della Giunta è stata deliberata positivamente dalla Giunta stessa dal momento che i container non sono stati ritenuti, per la stessa dichiarazione del senatore De Gregorio che addirittura ha sollecitato che venga concessa l'autorizzazione, non sono stati ritenuti pertinenze o domicilio dello stesso senatore e quindi non rientrando gli stessi luoghi nella prerogativa garantita dall'articolo 68 della Costituzione. Il nostro voto è favorevole, quindi conforme alla proposta della Giunta. Va bene, grazie senatore Rigotti, dichiaro chiusa la discussione generale. Senatore Sanna, replica? No? Passiamo a dichiarazione di voto. Senatore Rigotti, già mi pare che lei si è pronunziato. Senatore Serra? Conforme, Presidente, alla decisione della Giunta. Bene, allora passiamo ora alla votazione sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a seguire una perquisizione locale avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De Gregorio all'ambito di un procedimento penale pendente ai suoi confronti. Non vi sono richieste particolari, votazione per alzata di mano, chi la approva alzi la mano. È approvata, sospendo la seduta per 5 minuti per l'organizzazione dei lavori, grazie.